Allora, anche oggi parliamo di situazioni in cui i lavoratori non prendono, non percepiscono i loro soldi. C'è giunta una domanda da una signora che si chiama Anna e che lavora a Milano e ci dice: io lavoro a Milano presso un'azienda da, molti, da alcuni anni, circa 8 anni. Da oltre 3 mesi non ricevo più né le buste paga né soprattutto non ricevo più lo stipendio. E io continuo però a lavorare. Cosa posso fare? Che rischi corro e se posso andarmene per colpa che non percepisco più lo stipendio? E attenzione, è uno sembra una cosa strana, ma è purtroppo un fatto che succede spesso. Il datore di lavoro non riesce a pagare, c'è una situazione di sofferenza, di liquidità per vari motivi, e allora a questo punto succede che il lavoratore continua a lavorare ma non percepisce lo stipendio alla fine del mese. La prima cosa da fare è sapere una cosa. In caso anche di chiusura dell'azienda, di disastro totale, di fallimento dell'azienda, lo Stato, con una specie di assicurazione che si chiama fondo di garanzia e che è gestito dall'INPS, garantisce il pagamento di 2 cose e solo di 2 cose. Cioè tutto il trattamento di fine rapporto, cioè la liquidazione finale, e parzialmente gli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro non pagati. Parzialmente perché vengono pagati in misura di cassa integrazione, quindi sostanzialmente 1.000 euro al mese. Allora, a questo punto io so, lavoratore, devo sapere, che se vado avanti a lavorare oltre i 3 mesi, rischio gli oltre 3 mesi, i mesi che vanno oltre i 3, di non prenderli più. Di perderli nel senso letterale del termine, ma come uno può dire? Sono i miei soldi, li ho guadagnati, è possibile che uno possa perdere i propri soldi? E purtroppo sì, purtroppo è quello che spesso succede quando nessuno fa il datore di lavoro sfortunato, c'è una situazione di collasso, il datore di lavoro chiude e a quel punto si rischia di perdere il posto di lavoro. Allora cosa fare? La prima cosa è tentare di rimanere nell'ambito dei 3 mesi, non superare i 3 mesi. Andare oltre i 3 mesi rischia di diventare veramente rischioso. Secondo, farsi dare le buste paga. Comunque, ok, non me le paghi, ma intanto mi dai le buste paga, dicendo io voglio sapere quanto devo percepire, quanto non devo percepire, quanto dovrei percepire, quanto... prima o poi avrò diritto ad ottenere. E qui attenzione, perché spesso succede questo problema. Quando uno percepisce una busta paga che non è accompagnata dal bonifico, dal pagamento, non firmarla. È vero che poi gli avvocati si accapigliano a ma è ricevuto, non è ricevuta, ma evitiamo di andare a dover saltare dei fossi se non ci sono i fossi. Evitare di firmare buste paga se non sono accompagnate dal pagamento, oppure se viene fatto un acconto, dire percepito acconto di euro, non firmare la busta punto e basta. C'è anche un altro consiglio che darei. Immaginiamo che uno abbia gli ultimi 3-4 mesi non pagati, e spesso cosa succede? Non è stata pagata la 13ª scorsa, non è stata pagata magari in alcuni settori c'è la 14ª dell'anno precedente. Quando arriva il pagamento, il datore di lavoro spesso dice ti pago questo mese. No, bisogna pagare le somme retributive che l'INPS non garantisce. Per cui dire, attenzione, con questa somma mi paghi le somme più vecchie, più remote, meno garantite, mi paghi la 13ª scorsa, non pagare gli ultimi 3 mesi che
per male che vada, l'INPS poi alla fine mi garantisce. Però andare avanti, uno dice, vado avanti e non mi pagano. Posso dimettermi? Sì, il lavoratore ha il diritto di dimettersi per giusta causa se non riceve più lo stipendio. Come fare per dimettersi? Noi sappiamo che attualmente non è più sufficiente scrivere una raccomandata. Bisogna andare o personalmente sul sito del Ministero del Lavoro o andare presso sedi protette, che sono gli enti di certificazione, le organizzazioni sindacali, gli enti di patronato, per mandare una dichiarazione di dimissioni. Dimissioni vuol dire però che uno non scrive la frase per motivi personali, non scrive una frase in cui dice me ne vado perché ho trovato un altro posto di lavoro, magari è anche vero, ma non scrivere questo, bisogna scrivere me ne vado perché tu non mi paghi, me ne vado perché non ho percepito lo stipendio, perché questa è l'essenza della giusta, in questo caso, della giusta causa. Qualcuno dice, ah, ma bisogna fare riferimento a formule liturgiche, gli avvocati scrivono ai sensi e per gli effetti, basta scrivere me ne vado perché non prendo i miei soldi, punto, non occorre altro. Questo che cosa dà diritto? Dà diritto ad andarsene da un giorno all'altro, perché nessuno deve essere, può essere obbligato a rimanere lì se non ha percepito lo stipendio, a lavorare, tra virgolette, a gratis. E ha diritto il lavoratore ad iscriversi poi nelle liste a percepire l'indennità di disoccupazione. Il lavoratore sostanzialmente percepisce da parte dei servizi pubblici, da parte dell'INPS, esattamente come se fosse stato licenziato. La legge dice che per avere l'indennità di disoccupazione, oggi si chiama NASPI, deve avere una disoccupazione involontaria. Le dimissioni per giusta causa sono uno stato di disoccupazione involontario che dà diritto all'indennità di disoccupazione. Magari in un'altra occasione parliamo poi come si calcola l'indennità di disoccupazione, quanto viene pagata e i vari elementi legati alla disoccupazione. Attenzione, il lavoratore quando si dimette per giusta causa ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi dimetto dovrei dare al datore di lavoro il preavviso, lo conosciamo tutti, cioè devo informare il datore di lavoro prima di andarmene che alla fine del mese me ne starò andando, secondo un periodo che è fissato dai contratti collettivi di lavoro applicati in azienda. Quando il lavoratore si dimette per giusta causa, cioè per colpa, responsabilità del datore di lavoro, ha la possibilità di andarsene dal giorno all'altro e il datore di lavoro, a titolo di risarcimento, gli deve pagare l'indennità del preavviso esattamente come se il lavoratore avesse dato il preavviso e avesse lavorato il suo preavviso. Certo, Anna, mi rendo conto, in questa situazione vuol dire che dopo uno però è disoccupato, ma è anche vero che oltre i 3-4 mesi non pagati si rischia di lavorare veramente in una condizione in cui si rischia di non portare poi a casa più i soldi di un periodo in cui uno ha effettivamente lavorato. Grazie.